sono a nostra disposizione. Come oggi si stabilisce il potere d'acquisto della moneta, si stabilisce il prodotto interno lordo, le previsioni in base a dati strategici, lo facciamo pure noi. Allora noi diciamo, siccome oggi noi abbiamo scoperto la legge della rarità, per cui la moneta si deve produrre solo fino a quando si realizza la tendenza della coincidenza tra prezzo di mercato e costo di produzione. Con questa legge noi abbiamo quello che scientificamente si chiama un principio di discrezionalità tecnica, che siccome è scientificamente controllabile, è controllabile razionalmente anche dal Parlamento e anche dal governo, se il governo è in buona fede. Se il governo è in mala fede, che vuole stare dalla parte degli strozzini che vogliono devitalizzare l'Italia. Quando hanno devitalizzato, dicono dobbiamo importare i negri, gli arabi, gli indiani. Allora che cosa diventiamo noi? Noi diventiamo come bestiame. Noi lo vogliono realizzare gli incroci. Io prendo le vacche brunalpine, le vacche marchigiane o le frisone, le incrocio e faccio la nuova razza. Le nuove razze le decide il padre di famiglia, non le può decidere il politico. Se no il politico non fa il buon pastore di cui parla il Vangelo, fa l'allevatore di bestiame umano. Noi siamo bestie in allevamento, ne volete la prova? La cioccolata. La cioccolata deve essere fatta con questi criteri dei grassi vegetali. Il mangime ci viene dato dai vertici della grande finanza, che sono i padroni delle multinazionali. Quindi quando noi vediamo la multinazionale è la banca centrale che entra in prima persona sul mercato e non ha problemi di costi o di prezzi perché ha a disposizione senza limite e senza costo tutto il denaro che vuole. E allora questi signori quando parlano, parlano ex autorità, no, tu la cioccolata la mangi come ti dico io, no come la vuoi tu. Tu sei un pollo in batteria, il pollo in batteria può mettersi a discutere con l'allevatore sulla qualità e quantità di mangime? No. E questo deve essere chiaro, ecco perché io spero in una cosa, che voi vi incazzate, voi vi dovete incazzare, secondo giustizia. Lo vediamo quello che stanno facendo i padroni dell'oro. Manocchio ci viene a dire no, quello che sta succedendo a Siena, succederà in tutta l'Italia. Sapete che significa questo? Che l'Italia sarà riempita di extracomunitari. E naturalmente che dice il politico? Beh, ma vedete, voi non fate figli, ma come facciamo a fare figli se ci metti alla fame, se strozzi le famiglie col debito? Io ho detto a Milano una battuta che ha avuto un grande successo che già aveva detto qui. Vogliamo avere la prova evidente, quotidiana, che noi viviamo in un regime di usura, non in un regime di democrazia, ma usurocrazia. Quando bussa il postino alla porta di casa nostra, prima era una gioia, oggi è diventata una preoccupazione. Il postino è un nemico che ci porta solo per gran parte bollette da pagare, 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 pagare. Adesso basta. Ecco perché il nostro discorso non è un discorso conformista, è un discorso totalmente rivoluzionario. Noi vogliamo fare una rivoluzione ordinata, rispettando le norme dello Stato di diritto, come io dissi al questore di Teramo. Il questore di Teramo venne a un mio convegno che feci ad Atri sulla proprietà della moneta e mi si avvicinò e disse: io le devo dare atto che lei sta facendo la rivoluzione col permesso del questore, perché lei rispetta la legge, grazie a Dio sì, perché i punti positivi dello Stato di diritto io li riconosco. E ecco perché noi non è che siamo fascisti o siamo comunisti. A me mi hanno detto, Auriti, alcuni comunisti hanno detto è il comunismo del 2000, quello che dice Auriti, e i fascisti hanno detto è il fascismo del 2000. Io non sono per la verità né fascista né comunista, perché è troppo poco. Tutte e due queste forze sono finite perché sono state stravolte, sconvolte dal dominio della grande usura. Noi dobbiamo battere l'usuraio, lì è il problema. È questo che noi dobbiamo capire. Come? Con la democrazia integrale. Democrazia integrale, però la democrazia mi sta bene, però deve essere integrale. Il popolo non deve avere solo la sovranità politica, ma anche la sovranità monetaria. Demos Kratos, perché senza la sovranità monetaria uno diventa cameriere del banchiere. Pronto?